Ultimo punto, Presidente Carraro, i tempi di recupero sono fondamentali. La normativa, diciamo, processuale sulle sofferenze che vogliamo accelerare va in quella direzione. E il punto che lei faceva, cioè che tutto ciò si traduce in un aggiuntivo costo del finanziamento in Italia rispetto ad altri paesi, è un tema sacrosanto. Ho in mente dei numeri paurosi di confronto fra l'Italia e la Francia, proprio solo per questa ragione l'idea della riforma della giustizia civile è anche quella di produrre un beneficio economico in questo tipo di transazioni. Quindi sono pienamente d'accordo sulla necessità di fare queste cose. Speriamo che le misure, io sono convinto che le misure che abbiamo messo sul tappeto e che vogliamo intraprendere vadano in quella direzione. La sentenza della Corte Costituzionale è, ovviamente le sentenze si applicano, però la sentenza richiede una valutazione dettagliata sia degli aspetti, diciamo, giuridici che degli impatti finanziari e le assicuro che al Ministero non stiamo facendo altro che capire esattamente che cosa vuol dire in termini di impatto, anche perché è importante che ci sia una informazione pubblica per evitare equivoci di ogni tipo su quello che possa succedere. Però non posso dire di più a questo punto, però posso garantire che stiamo lavorando in tutte le direzioni per ottenere una soluzione che sia conforme alle leggi, che quindi sia assolutamente rispettosa delle decisioni dei giudici, ma che allo stesso tempo minimizzi i costi per la finanza pubblica, che è inutile negare ci sono. Questi sono costi per la finanza pubblica che intervengono in un momento in cui la finanza pubblica sta migliorando e contiamo che continui a farlo.